Bentornato in studio all'onorevole Davide Crippa, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. Crippa, ma no, davvero cambierà qualcosa? Perché noi, io non so, il conteggio credo degli ultimi 5 anni, non so di quante stragi. Ma è un dibattito lunghissimo, poi va avanti da anni questo no, dibattito. No, sì, ma ultimamente ancora di più negli Stati Uniti. È una situazione che va avanti da troppo tempo e credo che cioè, è un dibattito che si ripresenta in maniera periodica ogni volta che purtroppo accadono queste stragi. Io credo che al di là dell'episodio della follia in quell'istante c'è una disponibilità. Se uno avesse a disposizione un'arma contundente, un coltello, avrebbe una capacità di agire molto più limitata. Oggi con un'arma di quella potenza in grado di colpire direttamente, di non essere fermato per l'appropriazione, fai una strage. Sì, oggettivamente sta diventando sempre più una situazione che pone, purtroppo devo dire che anche una parte della destra anche in Italia ogni tanto rievoca il diritto ad armarsi. Quanti dibattiti si sono fatti su questo, perché poi torna credo ciclicamente. Che possiamo essere quantomeno contenti che il nostro paese abbia un approccio totalmente diverso alla gestione delle armi e lo debba mantenere e consolidare cercando di esportare questa nostra percorso e la nostra capacità di puntare su una difesa collettiva più che altro invece che su una difesa individuale e che poi porta delle stragi di questa natura. Obiettivamente non c'è dialogo, non c'è un tavolo di negoziato aperto. C'era all'inizio, per quanto possa essere stato utile, il piano italiano che era una possibile mediazione è stato bocciato e aggiungo anche toni da parte dell'Occidente, penso al Presidente Biden, penso alla Presidente von der Leyen, che diciamo non sono esattamente diplomatici. Come si costruisce una soluzione diplomatica? Io credo che si debba andare avanti, il piano dell'Italia è stato bocciato, il primo punto era il cessate il fuoco immediato. È evidente che si debba proseguire su un'azione diplomatica e in questa azione diplomatica ci sono dentro degli interessi trasversali. Da un lato oggi incominciamo a vedere uno spiraglio in cui la Russia dice noi non ci opporremo in qualche modo ai flussi di grano all'uscita dai porti e dall'altro. Adesso ci colleghiamo tra l'altro con Odessa. Quindi si crea uno spiraglio di trattativa. In cambio hanno chiesto di annullare le sanzioni. Però. Chiaro, però stiamo discutendo di una questione in cui ci si debba sedere a un tavolo. Cioè le sanzioni oggi hanno un diritto di esistere, tant'è che qualcuno ne chiede di cancellarle perché stanno facendo un danno a un'economia. Quindi laddove oggi possiamo andare avanti su una soluzione di mediazione, dobbiamo partire da questi presupposti, cioè ci sono degli interessi contrapposti, qua nessuno ne esce. Però un secondo solo, sono ancora strumenti di guerra, cioè la battaglia del grano dei russi e le nostre sanzioni sono strumenti di guerra, non di diplomazia. La diplomazia viene dopo. Qui siamo ancora nella... Sono strumenti attraverso i quali bisognava arrivare alla diplomazia, però adesso siamo 3 mesi a guardare il fronte militare e la diplomazia paradossalmente c'è stata più all'inizio che non adesso, e poi dopo con tutti questi strumenti di diplomazia, no? Tre decreti invio armi, oggi paradossalmente è comunque l'Ucraina una nazione a cui sono arrivati i rifornimenti e cospicui anche questa soluzione. Ha una prospettiva di continuare ad andare con un tempo finale oppure andiamo avanti con una guerra di inauguramento a oltranza? Questo è un altro tema importante. Crippa. Ma il tema che però, riportando un po' alla questione precedente, l'Europa, il ruolo dell'Europa non può essere marginale, perché quando viene detto, e l'abbiamo visto nelle ultime settimane, che il concetto di neutralità territoriale dell'Ucraina, da un lato se spingiamo giustamente verso la libertà di un popolo di determinare cosa ne sarà e quindi di richiedere anche l'annessione all'Unione Europea, abbiamo visto come questa annessione si sia poi sentito nei fatti, ci vorranno dai 10 ai 15 anni. Sì, sì. Quindi il percorso anche di un'Europa deve essere quella di considerare e di cercare di mediare, nel senso di essere magari i garanti della neutralità dell'Ucraina, attendendo e magari mettendo in secondo piano un percorso di annessione immediata. Cioè il tema è oggi in questo conflitto l'Europa deve e può giocare un ruolo centrale, perché altrimenti i toni estremi che vengono portati avanti in maniera un po' troppo esasperata non consentono nemmeno di far partire un dialogo. Allora bisogna trovare una soluzione, cioè qua non è il rischio solo anche dei nostri forni, ma
e degli italiani, perché non comprano per i costi, ma è un rischio globale. Come facciamo via mare? Perché c'era anche, è stata sperimentata la via ferroviaria dalla Lituania, ma non è sufficiente ovviamente. Questo è un problema attuale, perché questo è il grano già coltivato negli anni passati. Immaginiamo cosa succederà quando in teoria ci sarà, cioè, anzi in pratica, c'è la mancanza del grano per la guerra, cioè l'impossibilità di coltivare i campi oggi. Ah, certo. Quindi abbiamo un problema di distribuzione di quello già coltivato. E immaginiamo cosa possa essere andare avanti in una situazione di questo tipo. Quindi è qua che davvero bisogna cambiare la tipologia dell'approccio. Il grano e le modalità di gestione porteranno a un aumento dei flussi migratori sicuramente verso tutta l'Italia e l'Europa. No, perché questo, è un rischio carestia, quindi morti, ma è un rischio destabilizzazione, quindi anche migrazioni verso... Il prezzo aumentato aumenterà e conseguentemente ci sarà un rischio su tutte le famiglie italiane. Ma sul fatto dell'energia c'è stato un aumento dei prezzi che ha compensato il minore volume importato. Ci faccio vedere così meno. L'aumento dei prezzi dell'energia è antecedente all'inizio della guerra. Sì. Stiamo parlando da ottobre in poi. I prezzi sono schizzati da lì. L'Unione Europea nel REPowerEU mette un punto chiaro dicendo di cancellare in qualche modo prospetticamente le importazioni. Ma da quando lo fa? Sia Draghi che Cingolani. Stiamo parlando 2023-2024. Allora, sì. Vuol dire che dobbiamo mantenere in piedi questi meccanismi di compensazione fino a quel periodo, fino a quando poi potremo dire mettiamo le sanzioni totali all'embargo del gas russo e del petrolio e andiamo avanti con questa situazione conflittuale. È qua che serve veramente un'espressione un po' più unita dell'Unione Europea sul tema e come affrontare questa crisi, perché da un lato va benissimo aumentare le sanzioni, siamo i primi, l'abbiamo sempre detto, le conseguenze comuni delle sanzioni non ci sono, perché non c'è ancora un piano di recovery per tutti i paesi che stanno subendo dei danni economici. Noi siamo i primi, sicuramente uno dei più esposti, visti i rapporti commerciali che avevamo con la Russia. Però è fattibile, no? Come il tetto al prezzo del gas in sede europea, sarebbe un grande ammortizzatore. Lo stiamo chiedendo da mesi. Lo stiamo chiedendo da mesi. Cioè, è sempre, no, ma poi non è che attenzione, che c'è un'Europa diversa. L'Occidente è stato abbastanza, abbiamo dei paesi oggi, ma no, non è questione anche di disfattismo. Siamo nel pieno di una guerra, non è che siamo... Draghi è tre mesi che lo dice che bisogna porre il tetto al prezzo del gas, ma e l'Olanda non lo vuole, per dire. L'Olanda non lo vuole perché ha la sede della E il petrolio non lo vuole l'Ungheria, il gas non lo vogliono tutti e quindi continuiamo così a È chiaro, però se l'approccio unitario perché... dell'Unione Europea deve trovare una sintesi, è qua che è il problema. Una volta che i paesi motori ci sono, Germania, Francia, Spagna, Italia ci sono. Ho capito, ma poi il problema è che il cap viene messo, ma se un paese produce e esporta, come alcuni paesi, Olanda, Norvegia, all'interno dei confini, è evidente che ci abbiano delle ragioni economiche che li facciano quantomeno stare in guardia nel dire noi che abbiamo la libertà e c'è la guerra. Chiare degli se difendiamo la libertà e c'è la guerra, si devono sacrificare un po' anche gli olandesi. I frugali sono noti, insomma. Tutti. Non è, chiedo a Crippa prima di salutarlo, a proposito di conflitti, ma nella maggioranza, quanto dura invece il governo? Arriva a fine legislatura? Io credo che in questo scenario di una crisi di questo tipo, energetica, alimentare, con le complicazioni, credo ci sia necessità di porre dei temi come quelli che stiamo ponendo anche noi in maniera insistente su come affrontare la crisi. Ma senza crisi. Ma evitare di fare degli scenari su cui gli italiani, francamente, credo avrebbero delle difficoltà a comprendere in uno scenario quindi del genere di andare. Se arriva a fine legislatura, perché adesso ne parliamo e mostreremo anche agli italiani cosa ne pensano. Grazie davvero all'onorevole Crippa.